Oggi vediamo come fare questa cloche effetto rigato, un effetto particolarissimo, una lavorazione molto originale e divertente. Ve lo faccio osservare da più punti. Ecco, vedete? Effetto particolarissimo. Ma prima di iniziare osserviamo ancora meglio nel dettaglio l'effetto di questo cappello. Ve lo faccio vedere anche dietro. Vedete questi cerchi concentrici? È un cappello molto elastico, veramente confortevole, che si porta proprio volentieri. Questo, secondo me, è il modello di quest'anno. Credetemi, io vi sfido a farlo perché sono sicura che rimarrete veramente soddisfatti. Per questo progetto ho utilizzato circa 120 g di questo filato della Icy Hans preso sul filo di Arianna maglia d'uncinetto e il wool worsted composto al 50% da lana e 50% acrilico. Per la sua composizione e consistenza è uno dei filati migliori che ho provato per fare i cappelli. L'ho lavorato con un uncinetto da 5 mm. Dunque, iniziamo con un cerchio magico, catenella di fissaggio. All'interno di questo cerchio magico facciamo 12 mezze maglie alte. Chiudiamo, stringiamo il nostro cerchio quando abbiamo finito di fare tutte le maglie e poi chiudiamo con una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta fatta all'inizio. Stringiamo bene e possiamo iniziare il nuovo giro. Una catenella e volto e adesso in ognuna delle maglie sottostanti vado a fare 2 mezze maglie alte. Una e due. E la stessa cosa faccio in tutte le maglie sottostanti, così che alla fine di questo giro mi ritroverò con 24 mezze maglie alte. Chiudo il giro 2 con una maglia bassissima nella prima maglia d'inizio giro e chiuderò così tutti i giri seguenti. Andiamo al giro 3. 2 catenelle e volto. E adesso vado a fare una maglia alta in rilievo su ognuna delle maglie sottostanti. Infilo l'uncinetto direttamente sotto il corpo della mezza maglia alta sottostante ed eseguo la mia maglia alta. Questa è una maglia alta in rilievo. Devo farne una in ognuna delle maglie sottostanti e stavolta senza fare alcun aumento, quindi in totale saranno 24, come 24 sono le mezze maglie alte sottostanti. Chiudiamo questo giro 3 con una maglia bassissima nella prima
maglia del giro in questo modo. Procediamo con il giro 4. Al giro 4 torniamo ad aumentare una catenella o due, vedete voi come vi trovate meglio, e volto il lavoro. Inizio subito con l'aumento in questa prima maglia e quindi faccio due mezze maglie alte. Ok? Poi nella prossima maglia non aumento e quindi ne faccio solo una. Faccio l'aumento una maglia sì, una maglia no. Quindi adesso in quella dopo devo riaumentare poi solo una, poi due, poi una, poi due, poi una per tutto il giro. Nella prossima quindi torno ad aumentare e ne faccio due. Nella prossima una sola. Nella prossima due, poi una, poi due, poi una, per tutto il giro fino ad avere alla fine di questo giro 4 36 mezze maglie alte. Chiudo questo giro come al solito con una maglia bassissima nella prima maglia del giro. Ok, intanto vedete questa è la parte rigata e la parte del dritto, quindi infilo l'uncinetto al centro e mi porto via questo cappio, lo metto dalla parte del rovescio in modo che insomma rimanga lì dentro. La parte del dritto è questa qui rigata. Iniziamo il giro 5, 2 catenelle e volto. Per questo giro non faccio aumenti e vado a fare una maglia alta in rilievo in ogni maglia sottostante, sempre senza fare aumenti. Quindi una sola maglia alta in rilievo in ogni maglia sottostante. Alla fine del giro 5 mi ritroverò quindi con 36 maglie alte in rilievo. Chiudo come al solito con una maglia bassissima nella prima maglia del giro. Una catenella e volto. Stavolta al giro 6 torno ad aumentare. Subito nella prima maglia due mezze maglie alte. Quindi inizio ogni giro sempre con un aumento. Poi nelle prossime due maglie non aumento e ne faccio solo una e nella prossima solo una. Ogni due maglie torno ad aumentare, quindi nella prossima sono due mezze maglie alte nella stessa maglia. Nelle prossime due maglie solo una. Ogni due maglie torno ad aumentare. Proseguo così per tutto il giro. Alla fine del giro 6 mi ritroverò con 48 mezze maglie alte.
Chiudiamo con la solita maglia bassissima nella prima maglia del giro. Ok? Adesso facciamo attenzione al prossimo giro, il numero 9, 2 catenelle e volto. Vado a fare una maglia in rilievo in ogni maglia sottostante, ma stavolta invece di una maglia alta è una mezza maglia alta in rilievo in ognuna delle maglie sottostanti, sempre senza aumentare. Quando ho il rilievo, so che non faccio aumenti. Alla fine di questo giro mi ritrovo con 60 mezze maglie alte in rilievo. Una maglia bassissima nella prima maglia del giro per chiudere. Giro 10, 2 catenelle e volto. Adesso vedete, inizio subito con l'aumento, quindi 2 mezze maglie alte nella prima maglia e poi nelle prossime 4 vado a farne solo una. Quindi devo aumentare dopo ogni 4 maglie. Nella prossima adesso 2, poi nelle prossime 4 solo una e così via per tutto il giro. Alla fine del giro mi ritrovo con 72 mezze maglie alte. Ok, al giro 11, 2 catenelle e volto il lavoro. Adesso è il turno delle maglie in rilievo. In ogni maglia sottostante vado a fare una mezza maglia alta in rilievo. Quando so che c'è il giro del rilievo non si fanno aumenti, quindi lavoro una mezza maglia alta in rilievo in ogni maglia sottostante per un totale di 72. Dal prossimo giro smettiamo definitivamente di fare aumenti. Quindi dal giro 12 al giro 21 compreso, lavoreremo sempre sullo stesso numero fisso di maglie, e cioè 72. Faremo una volta un giro di mezze maglie alte normali e il giro seguente le mezze maglie alte in rilievo, alternando sempre normali e rilievo, normali e rilievo, e sempre sul numero fisso di 72 maglie senza fare aumenti, fino al giro 21 compreso. Benissimo, siamo al giro 22 e iniziamo la tesa. 2 catenelle e volto. Adesso inizio subito nella prima maglia con 2 mezze maglie alte nella stessa maglia e quindi subito l'aumento. Nelle prossime 3 maglie solamente una, una. Nella prossima torno ad aumentare, perché adesso per tutto il giro 22 io andrò ad aumentare ogni volta dopo 3 maglie. 1, 2, 3, quindi solo una. E ripeto per tutto il giro, creando quindi, vedete, una svasatura che sarà graduale per andare a creare la nostra tesa.
Completiamo il nostro giro con una maglia bassissima, una catenella e volto. Adesso al giro 23 vado a fare una maglia bassa, attenzione, maglia bassa in rilievo in ogni maglia sottostante, ovviamente senza fare aumenti. Ma attenzione, non è una mezza maglia alta, è una maglia bassa in rilievo, così come mi vedete fare qui a video. Per tutto il giro. Eccoci qua al giro 24, 2 catenelle e volto. Adesso torno ad aumentare iniziando sempre dalla prima maglia con 2 mezze maglie alte nella prima maglia e stavolta una sola nelle prossime 4. Quindi stavolta, vedete, andrò ad aumentare dopo ogni 4 maglie. Ripeto per tutto il giro. Dopo 4 maglie normali, ogni volta faccio l'aumento per tutto il giro. Una catenella e volto e adesso al giro 25 vado a ripetere una maglia bassa in rilievo in ogni maglia sottostante. Ed eccoci qua, finalmente all'ultimo giro di rifinitura. Una catenella e stavolta non volto, ma vado a fare il punto gambero in ogni maglia sottostante andando all'indietro. Appunto, si chiama punto gambero perché vado a fare praticamente in ogni maglia nel senso di marcia all'indietro una maglia bassa che prende questa caratteristica forma arrotolata proprio perché viene fatta all'indietro. La faccio per tutto il giro ed è l'ultimo giro. Il nostro cappello è ultimato. Vedete, ve lo faccio vedere più lentamente per chi non lo sapesse fare al rallentatore.